Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a cambiare il volano del cambio automatico su questa Audi A3 2000 turbo diesel 150 cavalli cambio S-Tronic. La vettura ha 305.000 km. Magari voi non lo sapevate, ma tutte le vetture col cambio automatico hanno anche il volano bimassa di accoppiamento fra motore e cambio. Questo è il volano bimassa che abbiamo sostituito, vedete? Questo qua va a finire sull'albero del cambio automatico, qua c'è la corona dentata del motorino d'avviamento e questo qua dà la trasmissione fra motore e cambio automatico. Questo è sempre un volano bimassa, come nei motori convenzionali col cambio manuale hanno il volano bimassa, anche il cambio automatico a volano bimassa. Perché ce l'ha per andare a smorzare tutte le vibrazioni. Che danni può dare a volano bimassa quando è consumato? Innanzitutto, al minimo sentite un rumore tipo di scampanellio o un rumore di una ruota fonica che non è centrata, ok? Tanto per avere un'idea di rumore che fa. Ma poi il problema qual è? Che se lui non è più in una condizione di lavorare come deve lavorare, cosa può succedere? Succede che l'albero che lavora qui sopra si andrà a consumare, quindi andrà a prendere gioco. Perciò quando sentite questo rumore sul cambio automatico bisogna assolutamente andare a sostituire questo volano, che è un lavoro normalissimo. Si va a staccare il cambio, si mette il volano nuovo, si riattacca il cambio e il gioco è fatto. Quindi ricordatevi che se tutte le vetture, adesso noi l'abbiamo fatto sull'Audi A3, ma la Golf è uguale, ma tutte le vetture che hanno il cambio automatico hanno anche questo volano bimassa che porta la trasmissione. Per info e preventivi su questa lavorazione ci potete chiamare al numero 0141 96 92 14 o mandare una mail a info@biancoauto.it o un WhatsApp al 345 060 86 80. Vi volevo ricordare anche che abbiamo anche l'auto sostitutiva che la diamo a titolo gratuito. Ciao a tutti e alla prossima!